Vegato, voglio sognare. Allora, oggi facciamo le cipolline, cipollette caramellate. Una volta si faceva al ristorante, insomma, una volta all'anno, per Natale, per Capodanno, però ora non ho visto quasi più, non lo so. Forse perché sono installate. E fanno questa roba più superficiale, che sai? No, allora, mettiamo sopra, guarda, mettiamo sopra, nel senso mettiamo sopra il gas, mettiamo sopra il gas, non sopra, no, teatro, sopra la sigaretta, il tanga, mettiamo, un petto di circa, che è brutto. Ah, e petto lì, ci mettiamo la padella, guarda. E ci mettiamo 2-3 cucchiaie di zucchero, guarda. Oh, due che puzza di gas che fa, perché un petto lì, quasi. E ci mettiamo 3 cucchiaie di zucchero. Le cipolle sono quelle comprate già nel barattolo, che sono dentro con aceto di vino oppure con il vino, insomma. Guarda che vi piace. Vi compra. Ora dobbiamo aspettare che lo zucchero si scioglie, no? Fuoco modenato, perché sennò si brucia. Guarda, ora queste cipolle, se li volete fare aroma rizzato, nello zucchero basta mettere premuto un mezzo arancio, l'amaretto di Saronno, attenzione, amaretto di Saronno, bende, succo di limone, per fare l'aroma di zate. Noi facciamo solo caramellate e basta. Guardate, vedete? Lo zucchero che si va sciogliendo, no? Vedete? Adesso aspettiamo un minutino di quanto lo zucchero si fa caramellare. E dopo vi faccio vedere ancora un passaggio. Adesso dammi e ci vediamo. Topa! E allora, guardate, lo zucchero va diventando caramellato, no? Vedete? Bello, sempre fuoco modenato, perché sennò poi si brucia. Così. Vedete? A questo punto ci mettiamo le cipolline sempre con un pochettino di acqua, così, guardate, che c'hanno loro nel barattolo, guardate, così, che si scioglie tutto lo zucchero, no? Sempre a poco, così, vedete? Ecco, adesso ci mettiamo ancora tutte le cipolle, così, perché giustamente che si deve sciogliere lo zucchero, così. Ecco qua. Ora, siccome mi hanno detto a me di farle con il totone, che ha anice, e ci mettiamo 2 gocce di anice, così. A questo punto aspettiamo che si scioglie lo zucchero, vedete come è diventato lo zucchero. Dobbiamo aspettare piano piano che si scioglie lo zucchero e dopo vi faccio vedere ancora un passaggio. Assolutamente, ci vediamo dopo. E allora, vedete? Adesso l'acqua, il succo di aceto o di vino, l'acqua stessa delle cipolle, guardate, va bollendo, vedete? E le cipolle si cominciano a colorare. Ora vi faccio vedere meglio. E si cominciano a colorare di caramello, guardate, così, vedete? E si cominciano a colorare di caramello. Ora, che si mette sempre un po' di acqua delle cipolle, per quanto lo zucchero non si impiaccia,
che rimane un po' sciolto, così che si colora. A questo punto, se li volete aroma aromatizzare, prendete mezzo arancio, se spero e se ci mette dentro, o l'amaretto di Saronno, o brandy, quello che preferisci. A me mi hanno detto che avevano l'anice e li vogliono con l'anice. E abbiamo messo cose, va, 2 o 3 gocce di anice per portare il sapore. Adesso, appena che si asciuga l'acqua stessa, guardate, mettete più vicino. Appena che si asciuga l'acqua stessa, vedete come diventa caramellato, che le cipolle che si prendono di caramello sono pronte. Appena si fa così, vi faccio vedere l'ultimo passaggio. Assotiamo e ci vediamo dopo. Pesco, vedete il pesco che è bollito fuori. Pesco che sempre adesso fuori. Va bene una catena di ghiere. Io mando lo chiudo. E salutiamo Vittorio Gabriele di Fegarazzi. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Guarda, le cipolle già sono tutte caramellate. Vedete come devono essere, no? Non devono essere tutte impacciate in zucchero. Devono essere un po' liquidi. Ora queste noi le mettiamo da parte perché dobbiamo fare adesso le carote. E dopo vi faccio vedere quando le impiattate. Per le carote mettiamo sempre una padella sopra con un pochettino di olio. Guardate così, no? Un pochettino di olio. Si prendono le carote che già l'abbiamo pelate prima, guarda, abbiamo pelate prima e si tagliano così a rondello, guarda, così. E questi li vogliono fatti pure all'ancia perché qua i sennetti sono una poteanza. Ora aggiungo il neve e spremere il cibo. C'è il limone, ci spremiamo il limone un giocato. Allora, l'anice, gli facciamo all'anice. Guardate l'olio quando è caldo, ci mettiamo le carote. Ne facciamo poco perché giustamente. E adesso aspettiamo che cuociono un pochettino, aspettiamo che cuociono un pochettino. E dopo vi faccio vedere ancora un passaggio. Asciutiamo e ci vediamo dopo. E allora, guardate, quando già sono un pochettino così cotti, prendiamo un cucchiaio così, un cucchiaio, 2 cucchiai di zucchero, così, e aspettiamo che si caramella pure questo. Abbassiamo il fuoco perché deve essere modenato, così, vedete? E aspettiamo che si caramellano pure questi qua. Dopo che ci mettiamo 2 o 3 gocce di anice perché gli vanno all'anice, e aspettiamo che si caramellano pure questi qua. E dopo vi faccio vedere ancora un passaggio. E allora, guardate, nelle carote che ci mettiamo 2 gocce, 3 gocce di aceto balsamico, così, per colorare un pochettino le carote. Avete visto come che si colorano le carote? Per colorare le carote. Invece nelle cipolle non occorre perché la cipolla è bianca e si colora da sola. Guardate qua. Invece nelle carote abbiamo bisogno di 2 o 3 gocce di aceto balsamico. Adesso appena è tutto pronto, si devono solo impiattare e abbiamo chiuso anche questo video. Ci vediamo dopo. A questo punto, guardate, queste sono le cipolle caramellate. Guardate così, vedete? Queste sono le cipolle caramellate, vedete? Una volta si facevano al ristorante almeno una volta l'anno queste cipolle,
Se passiamo almeno una volta l'anno, per Natale o per Capodanno. E qua ci mettiamo l'acqua nella padella, così, guarda. E facciamo bollire l'acqua. Facciamo bollire l'acqua. Vi dico pure questo, così facciamo bene. Facciamo bollire pure l'acqua, che si pulisce la padella. Non si fa fatica. E queste sono le carote, guarda. Ecco qua. Ci mettiamo pure l'acqua qua e dopo la bolliamo. Allagamolo un pochettino, così. Puliamo sempre, si chiama tello. Non è che andiamo a scordare che cose hanno essere sistematelle, giusto? Ecco qua, questo è zucchero, così, guarda, e le cipolle caramellate e carote caramellate all'anice sono pronte e pesate. Bene a tutte, tutto gli altri, alla prossima!